appena assaggia un piatto. Minasan konnichiwa, Eriko desu. Ciao a tutti, sono Eriko e bentornati su questo canale Ericottero. Oggi parliamo degli anime giapponesi e dei cibi giapponesi. Yay! Nei cartoni animati giapponesi, cioè negli anime, spesso si vedono i cibi molto invitanti. Quindi vediamo se i giapponesi mangiano veramente come negli anime. Iscrivetevi sul canale subito! Ho voluto fare questo video perché anch'io quando, soprattutto ero piccola, adesso un po' meno, ma guardavo spesso gli anime, quando c'è una scena in cui preparano i piatti oppure quando mangiano, mi faceva sempre venire fame o voglia di mangiare. Anche i cartoni animati di Studio Ghibli, Studio Ghibli. Infatti tanti giapponesi su YouTube provano a realizzare i piatti che si vedono negli anime. Un giorno vorrei provare anch'io. Ma per esempio, i cibi che spesso si vedono negli anime sono gli onigiri. Sicuramente avete presente quel triangolo come pallina di riso, che ho fatto anche un video in cui preparo gli onigiri, quindi chi è curioso andate a vederlo. Poi spesso si vedono anche i ramen, quella zuppa calda con spaghetti dentro, brodo di carne, è buonissimo. E poi si vedono spesso anche i bento. Bento è praticamente pranzo preparato a casa che si porta nell'ufficio o a scuola, che si mangiano fuori. Gli onigiri i giapponesi li mangiano molto spesso, ma soprattutto per portare fuori, quindi non in casa ma a scuola. Quindi dentro scatola di bento può essere che mamma prepara gli onigiri e li mettono dentro, oppure si vendono anche nei konbini. Quando hai un po' di fame, come spuntino, puoi trovarlo facilmente e puoi mangiare anche appena fuori negozio. Spesso gli studenti lo fanno. Gli onigiri, quelli più semplici, è praticamente riso cotto bianco e con un po' di sale. Non lo mettono quando cuociamo il riso, però quando facciamo questa forma di triangolo, mettiamo un po' di sale sulle mani e poi facciamo così, quindi diventa un po' salato e dentro niente, però possiamo mettere dentro qualcosa tipo tonno. Quello più semplice è praticamente riso e sale e basta. Non so perché, ma gli onigiri che si mangia fuori picnic 10 volte più buoni. Tutti dicono mangiare fuori onigiri è una cosa speciale ed è buonissimo. Ramen! Per esempio ho visto un anime che si chiama Saiki, quel ragazzo che ha super poteri. I suoi amici sempre lo invitavano dicendo: "Ehi, andiamo a mangiare ramen tornando dalla scuola." È un po' raro che studenti così giovani che si fermano a mangiare ramen in un ristorante proprio di ramen. È più per impiegati. Ristorante proprio di ramen di solito per gli adulti. Invece gli studenti giovani è più rare che mangiano tipo hamburger, Burger King, queste cose. Infatti anch'io quando ero studentessa qualche volta andavamo a mangiare McDonald's, perché il ristorante di ramen di solito è piccolo e stretto, quindi se io vado con gli amici, con tutti gli studenti, non ci stanno. I bento, quello sì è vero, le scuole giapponesi finiscono tardi, alle 3-4 di pomeriggio, anche forse più tardi, quindi gli studenti si fermano a mangiare a scuola, non merenda ma proprio pranzo. Quindi o la scuola che prepara pasto, oppure gli studenti che devono portare gli obento. Però io bento le mamme giapponesi devono preparare ogni mattina, quindi spesso le mamme giapponesi si svegliano prestissimo alle 5 e mezza di mattina e poi preparano i bento per i figli e anche per i mariti, quindi ben tipo 3 bento dalla mattina. Quindi le mamme giapponesi dalla mattina sono molto impegnate. Invece nell'università
io guardavo sempre gli anime scolastici. In mensa scolastica che tipo di piatto si trova in Giappone? Ma sicuramente c'è udon, soba, quelli sempre spaghetti giapponesi col brodo caldo, e c'è anche sicuramente curry, riso col curry. Curry è molto molto popolare in Giappone, anche se originalmente non è piatto giapponese, è indiano, però molto popolare. Quindi c'è anche curry, c'è anche tonkatsu, cotoletta di maiale, c'è anche pollo fritto, a volte ci sono cose fritte un po' pesanti perché per i ragazzi giovani vogliono mangiare cose anche pesanti. Tra gli anime che parlano dei cibi, ho apprezzato soprattutto Shokugeki no Soma. Avete presente Shokugeki no Soma? Food Wars. Dove fa vedere tantissimi piatti invitanti, ma è un anime quindi abbastanza esagerato. Per esempio, una ragazza di giudice appena assaggia un piatto, ah! E improvvisamente come se l'ormone cambia tutto. Questo è impossibile, ma è divertente. Guardando questo anime mi ha fatto venire anch'io di studiare di più cucina, o provare più cucinare, o anche mi ha fatto tantissimo. Ogni volta che guardavo una puntata mi veniva fame. È bellissimo, vi consiglio questo Shokugeki no Soma. In questo anime fa vedere non solo piatti giapponesi, ma anche tanti piatti internazionali. Infatti ai giapponesi piacciono i piatti di nazioni diverse. C'è tantissima scelta se si va a mangiare fuori. In Italia sì, c'è anche sushi, c'è anche messicano, indiano, ma comunque c'è poca scelta. Cioè, di solito con i miei amici italiani, se andiamo a mangiare fuori, o pizza o sushi e basta. Invece in Giappone, cioè, puoi scegliere qualsiasi cosa, veramente c'è ricco di scelta. E quindi i giapponesi sono abituati a mangiare le cose sempre diverse e sono sempre curiose, sono molto flessibili e accettano subito anche cose strane. Cosa è il riso bianco per i giapponesi? Come al posto di pane per gli italiani? O come pasta per gli italiani? È un po' difficile dire, perché intanto in Giappone non c'è l'ordine di piatto come portata. All'inizio c'è antipasto, poi c'è primo piatto pasta, poi secondo carne o pesce, poi insalata. Non c'è questa cosa. In Giappone ti portano tutto insieme e mangiamo tutto mescolando, misto. Una cena a casa, ok? C'è il piatto principale, può essere tonkatsu, cotoletta di maiale, poi c'è zuppa di miso, poi c'è un po' di contorno e poi c'è sicuramente anche riso bianco. Ma non è strano un giapponese che mangia tre volte tre pasti sempre riso bianco? Non è assolutamente strano. Però come vi ho detto che ai giapponesi piace sempre mescolare anche con altre culture, quindi la mattina fa colazione un po' dolce italiana, oppure mattina fa colazione tradizionale pesce e riso. Cioè, dipende dalle persone, cambia veramente tanto. Forse in Italia, ovviamente dipende dalla persona anche qui, ma la colazione tutti fanno dolce, pranzo pasta, poi la sera un po' variante, pizza o verdura, salumi, formaggio, pesce raramente, pasta la sera forse meno, ma questo in generale vale per tutti, diciamo. Ma in Giappone proprio cambia dieta, dipende dalla persona. Quando per esempio non ho voglia di cucinare niente, oppure o non ho così tanto fame, i giapponesi possono mangiare solo anche riso bianco e basta, con vari condimenti diversi. Per esempio quello più popolare e quello più semplice è riso bianco cotto con uovo crudo e un po' di salsa di soia sopra. Questo si chiama tamago kake gohan, a volte dicono TKG, scritto proprio TKG, cercate su YouTube TKG giapponese. È così semplice, ma ai giapponesi piace tantissimo. Infatti anche nel Shokugeki no Soma Food Wars c'era una puntata, protagonista Soma che faceva vedere semplicemente riso con sopra, non era uovo crudo ma comunque uovo, e sembrava buonissimo, era tutto brillante, e anche chi ha assaggiato, la ragazza, quasi svenuta. Era così buono, buono! Ma forse per gli italiani, se non vi siete abituati a mangiare questo
semplice ma un po' strano, uovo crudo, però ai giapponesi piace veramente tanto, apprezzato da tutti i giapponesi. Dunque oggi ho parlato dei cibi giapponesi e degli anime giapponesi, e io di solito quando guardo un anime vado su un sito che si chiama Crunchyroll, vi consiglio davvero. Questa è una piattaforma di streaming di tantissime serie anime di Giappone, anche quelle più recenti, e si può vedere tutto gratis. È una piattaforma di streaming di anime il più grande al mondo. Per guardarle basta registrarsi. C'è anche abbonamento premium per vedere gli anime senza pubblicità. Vi lascio un link speciale per voi nella descrizione di questo video. Troverete una prova gratuita di 14 giorni di Crunchyroll Premium. Io vi ringrazio anche oggi di aver visto questo video. Ringrazio anche Crunchyroll per questo video di collaborazione e vi invito di andare a vedere la descrizione di questo video e provate l'abbonamento premium prova gratuita di 14 giorni e fatemi sapere nei commenti quale anime vi piace di più, quello che vi collega con i cibi giapponesi. Hai, soledewa mata oaishimashou, ci vediamo alla prossima. Mata ne, mata ne, mata ne. Bye bye.